No, non è un Android, questo è un iPhone 13 Pro Max e volevo farvi vedere qua adesso, dato che a sto punto posso muovermi, volevo farvi vedere questo punto. Oggi dove ho fatto un selfie che trovate su Instagram. Abbiamo fatto un post: cosa hai cambiato? Telefono. Guarda, adesso metto anche la cosa, guarda, anche con l'ultra wide è decisamente più luminoso. Buono. Che sei? Ah, pensavo fosse uno starnutiva. No, però con l'altra telecamera è più luminoso comunque. Meglio l'altra forse in questa condizione. Decisamente più luminosa. L'ultra wide va bene a Tokyo. In questi posti non va tanto bene. No, adesso sono dall'iPhone. Prima era il Note. No, non stavo usando l'iPhone. Perché non stavo usando? Perché alla partenza dava problemi di linea. Questo fa il camodon, cioè praticamente camodon è la... Ah no, camoie, non è donna, quello lì sembra... Cazzo, ho fame. Camoie, non è donna. Guardate qua bello che è quest'acero. Cioè... Adesso voi praticamente, da come lo vedo dalla macchina, lo vedete molto più illuminato di quanto lo vedo io dal vivo. Perché? Perché la macchina lo sovraespone e lo fa vedere bene, devo dire. Però qui ci ha messo la luce, quindi non si vede. Comunque oggi qui ho fatto un selfie. Ma questo qua è il museo. Cazzo, è uguale a quell'altro. Questo qui è il museo Ara. Vedi che mi sono sbagliato prima. È questo qua. E qui è il Partenone. Qui vedete c'è il Momiji arrossatissimo, ma non si vede. Se lo accendo, vediamo un attimo, uso l'altro telefono come flash. Accendo la torcia. Un po' troppo, comunque vediamo a farlo così, a farla in diretta, niente, a farla in diretta, niente. Qui c'è un fiume, domani io prendo la barca, adesso torno dove ero prima, anzi faccio così, vado giù e poi ritorno in su. Allora, dicevo prima, quando è cominciata la live, tutti questi, la maggior parte di queste strutture, ok, erano durante il periodo, cioè allora, partiamo dalle guerre puniche. Kurashiki, praticamente, è già insito nel nome, cioè, è proprio il suo significato, che è magazzino, città dei magazzini, ok. Che si facevano questi magazzini? Di chi erano questi magazzini? Erano magazzini di riso. E durante il periodo Edo, cioè 1603-1867, va bene? Quindi il periodo dello shogunato, di Tokugawa, del governo militare, del Bakufu, no? Il Bakufu letteralmente vuol dire il governo della tenda, perché praticamente in questi 260 anni circa il potere era in mano allo shogun, quindi ai militari.
e Bakufu, che vuol dire governo della tenda, perché? Perché le decisioni come militari, diciamo, venivano fatte principalmente nella tenda, insomma, volendo fare un paragone. Allora, durante questo periodo storico qua, questi 260 anni circa, Kurashiki era una città piuttosto importante per il suo ruolo strategico nella conservazione del riso, quindi nei magazzini di riso. Poi dopo, con la fine dello shogunato, è venuta meno questa cosa e tutti questi magazzini sono stati convertiti sostanzialmente in ristoranti, musei, attrazioni varie, e ce ne sono tanti. Ciao Blue Blood, grazie. Per esempio questo qua nell'angolo è fatto con questo stile classico del periodo Meiji, diciamo, da quando sono arrivati questi strani eracci, no? È l'ufficio del turismo. Chi è stato in Giappone sono soprattutto allora, questo tipo di architettura occidentale si trova principalmente, molto spesso, ecco, diciamo, nelle città portuali, o comunque come per esempio, non so, Yokohama, Hakodate, Sapporo, proprio perché erano i posti in cui maggiormente c'era l'influenza delle persone che venivano da fuori del Giappone, venivano dall'estero, stranieri. E qui sono tanti musei. Più avanti, se non sbaglio, c'è il museo dei giocattoli. Tutto chiuso adesso, anche se 18:58 a Kurashiki è come sono le 3 di notte in una grande città. Ciao Suprox di Smutasi. Ciao, saluti dall'Umbria, scriveva Asterix 66. Guarda qua, c'è Kit qua. Sono i LED come Kit. Si vedono? Sì. Ah, mi potete dire una cosa? No, non ci vado, forse domattina, ma non posso riprendere neanche uno. Quindi, allora, diciamo che per quello che devo fare, che vedrete molto prossimamente, da un po' di tempo, siccome sono robe ufficiali, scusate, devo pianna caramella, non mi riesce a tirarle giù. Ho comprato queste qua, che si chiamano le minchia mask. È di qua, scusa, ecco. E non riesce a mettere a fuoco, forse è troppo poca luce. Eccole qua. Le minchia plus mask. Ormai mask governa da tutte le parti, anche nelle caramelle. Minzia, ma io ovviamente le chiamo minchia, perché, cioè, come fai a non chiamarle minchia? Dicevo che ho dovuto praticamente chiedere permessi un po' da tutte le parti, ecco. Stavo per entrare, c'è una catena, meno male che non sono entrato. L'avevo vista. Ah, comunque questi due kanji, che sono kanji, sono concavo e convesso, questi due kanji qua. Ce l'ho profumato con mental, però, non con minzia. Oh, Tallis, guarda che Tallis. Questo è il Tallis in stile. Ecco, scusate, che volevo chiedere. C'è la riga verde sopra? Mi date questo feedback? Vedete sempre la riga verde o no? Che forse non c'è più. Che ci offre la Coca-Cola qua? No, perfetto.
Ecco, quello l'abbiamo risolto. Ho capito qual era il problema lì. Allora, in questo periodo qua, ecco, perfetto, lo voglio prendere ma non c'è. Lo yuzu col miele buonissimo. Niente, questo non mi aggrada qua. Però poi devo poter pagare con l'orologio o qualcosa, se no non c'ho. Il lemon squash qua ancora ce l'hanno. Grandi cazzo. Eccolo qua, hot lemon. No, line no, non c'è, non si può pagare, non ce l'ho i soldi, non ho voglia di mettere 100 yen, non ce l'ho. Ma che rottura di coglioni. Oh. Qui che dice line pay, ma line pay non, come si fa qua con line pay? Maso Watachi, ma qua, ma non lo so, non ce l'ho line pay. Cioè ce l'ho ma non lo uso, mi toccherebbe caricarlo. Ah, bisogna proprio qui, eh? No, non è qui. Vabbè, comunque, niente. Prenderò un'altra macchinetta. Comunque Kurashiki è finita. Ce ne sono tanti distributori in città, sì, è pieno. Ma no, adesso c'è un altro pezzo che devo far vedere che è bello, che è un albergo, cioè praticamente è un ex mulino per la produzione del cotone. C'è un motivo preciso per il quale in Giappone sono così tanti monovolume? Perché gli piacciono queste macchine. E poi perché sono squadrate per entrare nei spazi. Ma ah, bello qui dentro. Questo è un ristorante, quella Shikita Yen. Questi sono tutti caffè, ristoranti, negozietti, non è niente di particolarmente. Questo è il quartiere storico, sì. Si chiama Bikan, praticamente il primo kanji è bellezza. E il secondo è il kan di turismo, kanko vuol dire turismo. Dalle riprese che vedo dal Giappone non vedo quasi mai parcheggi a casa vicino all'altra. Dove le parcheggiano le auto? A casa. Oppure dei cioè praticamente. Nuovo folio. In Giappone, se non hai il parcheggio, non puoi comprare la macchina. Ecco, oggi qui c'era un casino della Madonna, oggi c'è nessuno. Ora, qui è finito proprio. Cioè, oggi qui dentro non si passava.